a superare il 15,75 di Angioletti. 15,75 è un gran bel punteggio, devo dire che è un gran bel punteggio, però Jordan ha fatto un esercizio davvero di altissimo livello, non si è risparmiato in niente e quindi ci va vicino, però c'è il rischio che lo superi. Ed ecco Stelena Nistor alla trave. Dinamicità dell'esercizio, certamente io. Bello anche questo salto avanti con arrivo su una gamba sola. Nistor. Doppio carpio. Come la cinese Li Shanshan. Brava. Ma il punteggio più alto dell'intera manifestazione con 16,05. Direi, Yuri, che se fosse stata anche una valutazione un decimo più alta, nessuno avrebbe potuto dire nulla. Non ho la conoscenza, diciamo, per dire esattamente questo, perché non so il valore di partenza della trave, però secondo me era veramente fantastica, quindi gli avrei dato sicuramente un punteggio alto, anche non sapendo esattamente da quanto parte, insomma. E tra poco è il momento di Matteo Morandi. Italia.